Allora, buongiorno a tutti. Con la speranza, come sempre, di essere collegati, connessi, do il benvenuto ai presenti virtualmente, quindi ai relatori, ma soprattutto ai presenti virtualmente come uditori, come spettatori che speriamo ci seguano perché si tratta di un'occasione importante e ai quali, per non dimenticarlo, ricordo subito che questa prima presentazione virtuale del rapporto dell'ISMED ci costringe a una modalità di interazione indifferita e indiretta, purtroppo, quindi che tutti coloro che stanno assistendo a questa mattinata possono porre poi le domande, gli interventi, ciò che vogliono dire utilizzando sia la piattaforma Zoom nella parte bassa dove c'è l'indicazione di domande e risposte, ma anche chiaramente la pagina Facebook dell'ISMED CNR, dove questa mattinata andrà in diretta e dove chiaramente con i post possono sollevare tutte le loro osservazioni. Dopo gli interventi, quindi apriremo in questa modalità spazio a un minimo di dibattito. L'occasione per la quale siamo qui, lo sapete, è la presentazione di un documento del CNR ISMET al quale io sono veramente molto legato dal punto di vista istituzionale come capo ufficio stampa del CNR, ma devo dire anche dal punto di vista affettivo, cioè quello che abbiamo sempre chiamato il rapporto sulle economie del Mediterraneo e che da questa edizione prende invece il nome di Mediterranean Economies. Naturalmente, questa edizione 2020, cioè sui dati del 2020 che presentiamo oggi, è un'edizione curata da Salvatore Capasso, direttore dell'Istituto, e da Giovanni Canitano, collega tecnologo dell'Istituto. È un'edizione che non poteva non tenere conto dell'anno 2020 per quello che è stato, cioè quello della pandemia, l'anno della pandemia. La pandemia ha investito, è un fenomeno di globalizzazione assoluta, non solo geografica, ma anche proprio concettuale, sociale, civile, ha investito tutta la nostra vita e, come sapete, ha investito pesantissimamente le nostre economie. Poi questo ce lo declineranno in concetti e in numeri, in valutazioni, in tendenze più precise, naturalmente, i relatori. Prima però di dare la parola ai relatori, che vi presenterò tra pochissimo, vorrei darla al direttore del Dipartimento Scienze Umane del CNR, Gilberto Corbellini, che ci fa l'onore e il piacere di un saluto introduttivo. Quindi, direttore, ti lascio la parola. Grazie Marco, mi fa in modo particolare, non è una, come dire, una dichiarazione formale, portare i saluti e congratularmi pubblicamente con i ricercatori di ISMET in modo particolare per questo prodotto, perché io sono direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, Umane, Patrimonio Culturali. È un grande dipartimento del CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerca è prevalentemente orientato sulla ricerca di base, sull'innovazione tecnologica. Nel campo delle scienze umanistiche e sociali ha degli istituti che talvolta non sono percepiti, diciamo, a livello generale come integrati in un lavoro di ricerca che fornisce strumenti anche per governare la realtà. Ora, la realtà di una pandemia non si governa solo con la medicina e non si governa solo con gli epidemiologi o con gli informatici. La realtà di una pandemia, come si sa da diversi secoli, si governa anche con il contributo di quelli che oggi si chiamano scienziati sociali. Purtroppo gli scienziati sociali in Italia non sono stati particolarmente presenti come consulenti, cosa diversa. Poi sono andate diversamente in Germania, in Svezia, in Gran Bretagna, eccetera, dove hanno partecipato a costruire le politiche di governo della pandemia.
Però in questo caso, diciamo, a parte il fatto che il dibattito sul ruolo delle scienze sociali è stato molto rilevante per quanto riguarda la, diciamo, la, affrontare, capire e gestire queste pandemie a livello internazionale, però questo libro, questa pubblicazione che io ho in parte anche letto, è una dimostrazione, è una prova che alcuni dati che sono rilevanti e che in qualche maniera profilano sia le dinamiche di diffusione della pandemia, sia l'impatto che non solo il virus, ma anche gli interventi per controllare il virus possono avere sulla vita quotidiana, quindi sulle attività economiche, le condizioni psicologiche, eccetera, delle persone. Ecco, tutti questi elementi si possono capire soltanto con un lavoro empirico basato anche su dei modelli, diciamo che siano più aderenti possibili o quantomeno che si selezionino sulla base del confronto con la realtà, che possono essere utilizzati e oggi sono a disposizione. So, questo va detto chiaramente perché molti scienziati cosiddetti duri o medici questo non lo sanno, e anche i politici spesso non lo sanno, che gli scienziati sociali hanno a disposizione dei modelli, degli strumenti importanti. Quindi mi congratulo ancora e faccio i migliori auguri, diciamo, di lavoro per la presentazione di questa pubblicazione. Grazie mille, Gibetto. Vedo che Marco Ferrazzoli è sparito, penso che sia caduta la linea, quindi prendo io direttamente la parola e ti ringrazio per questa splendida introduzione. Io quello che farò è presentarvi il rapporto, ma prima di fare questo io di cuore vorrei ringraziare Giovanni Tria, il professore Giovanni Tria e il professore Claudio De Vincenti che si sono mostrati subito disposti a presentare questo rapporto che rappresenta un po' il cuore pulsante dell'ISMED e batte da ormai quasi 20 anni, quindi è un prodotto consolidato che spero possa, come diceva il professore Corbellini, avvicinare la ricerca al mondo che interviene poi sui sistemi economico-sociali, policy maker, le aziende, coloro, diciamo, che effettuano delle scelte che poi influenzano le vite di tutti noi. Io vorrei ringraziare loro, vorrei ringraziare ovviamente i direttori di dipartimento, gli autori del rapporto che ovviamente ogni anno si impegnano in questo tipo di attività, una redazione che è stata molto forte in questo periodo, anche perché per la prima volta questo prodotto è in inglese perché sia veramente mediterraneo, quindi non più in italiano. E un'ultima considerazione la vorrei fare, è Eugenia Ferragine che insieme a me ha redatto uno degli ultimi rapporti che è scomparsa recentemente, ci teneva molto all'internazionalizzazione, quindi questo un po' è anche il frutto del suo lavoro. Io quindi adesso vado a condividere, ho delle poche slide nelle quali vorrei presentarvi il rapporto e vediamo se riesco a condividere lo schermo. Se mi sentite, direttore, intervengo sì. Soltanto un secondo per dire che sono rientrato purtroppo. Ah, ecco. Purtroppo il fatto di essere in collegamento virtuale ci sottopone a questi problemi tecnici e il direttore di dipartimento evidentemente è stato talmente veloce da non consentirmi nemmeno di rientrare. Ti cedo di nuovo la parola, ti ringrazio. Grazie, per aver ricordato Eugenio. Grazie mille. Quindi come uno dei fattori più importanti, chiave, una dei fattori di successo di questo rapporto è che è veramente multidisciplinare. Ci sono capitoli di economisti, di geografi, di politologi, di geografi economici ed è un prodotto che è fatto per capire il mondo che ci circonda, quindi non è solo ricerca ma è una ricerca che è declinata a far sì che chi prende le decisioni poi possa concretamente capire che cosa succede intorno a noi, quindi almeno questo è l'intento. Ed è un rapporto che, come vi dicevo, è presente in libreria da molti anni. Siamo alla 17ª edizione e quest'anno per la prima volta
e un rapporto in inglese. Inizialmente, come Marco Ferrazzoli ha sottolineato, noi ci eravamo focalizzati sulla mobilità dei fatturi. Erano mesi nei quali nessuno pronosticava l'avvento di questo virus che poi ha sconvolto le nostre vite. E quindi parte di quei prodotti, di quei saggi che già erano in cantiere, stavano lavorando, quindi hanno continuato a focalizzarsi sul tema della mobilità dei fatturi. Tuttavia poi in corso d'opera, vista la portata della pandemia, abbiamo deciso di reindirizzare parte di questi saggi e di metterne in cantiere altri per studiare l'impatto della pandemia nei sistemi socio-economici del Mediterraneo. E quello che, se volessi sottolineare con una sola frase, quello che la pandemia ha evidenziato fortemente nel Mediterraneo, che le differenze nell'area, che sono notevolissime, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista demografico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, in realtà possono essere la ricchezza di quest'area e di paesi non solo che sono più arretrati rispetto al nostro, ma anche del nostro e di altri paesi che sono quelli della sponda nord, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, e che sono più ricchi. I temi che incontrerete in questo rapporto sono diversi, appunto ci sono saggi sulla geografia dell'area, geografia geopolitica dell'area, le conseguenze economiche della pandemia, ed è su questo tema che io mi soffermerò, gli scambi internazionali, le migrazioni e l'impatto sociale, anche dei temi specifici che spesso noi non sottolineiamo abbastanza, ma i problemi collegati alle migrazioni e i problemi dei rifugiati che in alcuni paesi dell'area sono molto sentiti, come per esempio in Giordania, in Siria, in questi paesi. Andiamo subito a vedere un po' che cosa è successo. Ovviamente io vorrei sottolineare, questi sono dati del Fondo Monetario Internazionale, sono gli ultimi dati che ci erano disponibili, e mi atterrò a questi dati, anche se ho visto che recentemente ovviamente si parla di stime, quindi cambiano di giorno in giorno. Ho visto per esempio che ci sono nuove stime riguardo alla caduta del PIL in Italia. Qui, come potete vedere, la recessione è stata estremamente forte nel nostro paese, si conta una caduta del PIL di più di 10 punti percentuali nel solo 2020. Leggevo sui giornali che le ultime stime lo davano 8,8, però io ho voluto mantenere queste cifre perché sono coerenti con quelle degli altri paesi. E soprattutto si parla sempre di stime, quindi saranno continuamente riviste. E noi abbiamo anche le stime riguardo a quello che potrebbe succedere quest'anno, che è la colonnina arancione, e l'anno successivo, nel 2022. Come potete vedere, i paesi che sono stati più colpiti sono proprio quelli dell'area nord, quella più matura: Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Grecia, c'è Montenegro, però in realtà sono questi paesi più colpiti. Siamo a variazioni del prodotto interno lordo pro capite di più di 10 punti percentuali. Tenete conto, io qui ho voluto riportare anche i tassi di crescita che si prevedono, ci saranno nei prossimi anni. La ripresa non sarà tanto rapida e purtroppo ancora una volta il nostro paese risulta fanalino di coda tra i paesi che si riprenderanno. Per riprendere quei 10 punti percentuali di caduta del PIL ci vorrà fino al 2025, tenuto conto delle stime del Fondo Monetario Internazionale. L'altro aspetto che vorrei che fosse da sottolineare è che pensate che negli ultimi 20 anni, cioè dal 2000 al 2019, cumulativamente il nostro paese ha prodotto una crescita di 8 punti percentuali, quindi in un solo anno noi ci siamo mangiati tutto il PIL prodotto nei primi 20 anni e di più.
E quindi questo vi dà il senso di quanto pesante sia stata la recessione l'anno scorso nel nostro paese. E se andiamo a vedere poi invece gli effetti dinamici ancora su questo periodo, il lungo periodo, io riporto qui in questo grafico il prodotto interno lordo pro capite per persona. Quindi questa è la ricchezza che ciascuno di noi statisticamente gode. E vedete, negli ultimi 20 anni, ancora una volta, risultano più dinamici i paesi dell'area est, l'Albania, la Serbia, la Bosnia, poi c'è la Turchia, ma anche i paesi del nord del Mediterraneo. La cosa, ovviamente, che più mi sta, che mi dispiace sottolineare è che in questa tabellina così feroce, l'Italia è praticamente all'ultimo posto, dove negli ultimi 20 anni il reddito pro capite non solo è aumentato, ma si è ridotto di 2 punti percentuali. Dietro di noi c'è la Libia che è dilaniata dai conflitti, quindi lì ovviamente è chiaro perché ci sia stata questa caduta del prodotto interno lordo. Che cosa significano queste cifre? Significano che negli ultimi 20 anni, fatto pari a 1.000 euro il reddito nel 2000 di un albanese, oggi quell'albanese ne guadagna 2.300, più di 2.300. Fatto 1.000 euro il reddito di un italiano nel 2000, oggi quell'italiano ne ha poco meno di 1.980 euro. Quei numeri quindi che vi ho fatto vedere significano una distanza che si riduce sempre di più tra i paesi più ricchi della sponda nord e gli altri paesi, in particolare quelli della sponda est, l'Albania, la Slovenia, la Croazia e così via. Che cosa ha significato questa recessione? Ovviamente la prima vittima della recessione è la disoccupazione. La disoccupazione è aumentata dappertutto. Voi vedete la lineetta gialla, io ho riportato i dati sia del 2019 per comparazione che quelli del 2021. Vedete che la lineetta gialla è andata su praticamente dappertutto e questo è chiaramente deriva dalla grande recessione che noi abbiamo avuto. E però purtroppo in alcuni casi, come per esempio per l'Italia o anche per l'Egitto, per la Francia e anche per la Spagna, quindi per diversi paesi, anche nel 2021 ci si aspetta che la disoccupazione cresca. Quindi questa recessione non è una recessione di breve periodo, ma una recessione che rischia di affondare le radici del tempo e se non cavalcata in maniera giusta dai governi può profondamente e strutturalmente minare le fondamenta di molti paesi. Non voglio fare previsioni catastrofiche, anzi tutto il contrario, perché questi dati ci devono aiutare a implementare le politiche più efficaci per combattere una recessione che altrimenti può essere veramente dura. E il futuro si vede dagli investimenti. La vittima sacrificale della caduta del PIL non sono stati tanti consumi come potrebbero sospettare, ma si potrebbe sospettare, ma gli investimenti. E gli investimenti, lo sappiamo tutti, rappresentano la benzina perché un'economia possa crescere. Come potete vedere, in tutti i paesi, e in particolare proprio quelli dell'area più dinamica, c'è stata una caduta degli investimenti in termini di prodotto interno lordo molto forte. Quindi una quota maggiore del reddito, nonostante sia un reddito ridotto, è stata destinata ai consumi piuttosto che agli investimenti. E quindi questo significa redditi ancora più bassi, una produzione ancora più bassa in futuro. Ovviamente l'altro aspetto che adesso vorrei sottolineare è la fisiologia di questa pandemia. Forse i nostri ospiti su questo punto possono ritornare dopo. Questa crisi è stata veramente una crisi globale. Mentre in passato, che vi posso dire, la crisi finanziaria del 2008, la crisi del debito che abbiamo sopportato noi nel 2010, erano crisi
che erano localizzati in alcune aree del mondo, tipicamente per esempio quella del 2008 negli Stati Uniti e poi diffusa nei paesi più ricchi, ma anche quella del debito nel nostro paese e in altri paesi che erano particolarmente esposti appunto come deficit particolarmente alti. Però c'erano altre parti del mondo che tiravano. In questa crisi, questa è veramente una crisi veramente globale, una crisi dove a fermarsi per prima è stata la Cina, come sappiamo, ma poi pian pianino si sono spente le luci in tutte le economie del globo e quindi questo si è tradotto in una riduzione dei commerci internazionali, che sono poi la benzina che fa andare avanti la produzione proprio nei paesi che sono maggiormente la più crescita è legata alle esportazioni. E le esportazioni, come potete vedere, che sono la lineetta blu, sono cadute un po' dappertutto. Anche in Italia c'è stata una caduta delle esportazioni di quasi meno del 20%, quindi rispetto al PIL, quindi una caduta molto alta. Però paradossalmente, come dicevamo, è una crisi globale, per cui sono cadute le esportazioni, ma anche le importazioni. Per cui noi ci ritroviamo nel 2020, paradossalmente, l'Italia è uno dei pochi paesi, assieme per esempio a Israele e alla Slovenia, ad avere una bilancia positiva. Non perché siano aumentate le esportazioni, ma perché entrambe, sia esportazioni che importazioni, sono cadute, ma le importazioni sono cadute in maniera più forte. Per cui poi ci ritroviamo con una bilancia di pagamenti positiva. Quindi questa è la dimostrazione che spesso alcuni dati non dicono la verità su tutto, su che cosa sta succedendo. Le cose vanno interpretate in maniera più a fondo. E accanto ovviamente alla caduta dei redditi sono caduti globali, sono cadute anche le entrate fiscali per i governi. Perché ho voluto farvi vedere queste cifre, che insomma, a volo d'uccello ci dicono che nel 2020, come potete vedere, ci sono state piccole variazioni della caduta dei redditi, delle tasse, degli introiti fiscali rispetto al reddito. In realtà, sia le introiti fiscali che i redditi sono caduti, così come è accaduto per la bilancia commerciale, ci ritroviamo con delle variazioni che sembrano poche in termini di rapporto. In realtà rappresentano variazioni molto forti se le guardiamo in termini assoluti, come cadute diciamo, delle entrate fiscali. Questo è importante. Perché è importante considerarlo? Perché giustamente i governi hanno cercato di tamponare le economie con politiche espansive molto forti, estremamente forti. Giusto per farvi vedere, questi dati sono dati del Fondo Monetario Internazionale che ha riassunto tutti gli interventi, i pacchetti di intervento che, come per esempio diretti attraverso il supporto alle imprese o indiretti attraverso la riduzione fiscale, che diversi governi nei diversi paesi hanno fatto. La differenza che salta agli occhi è che mentre nei paesi più maturi, il nostro, così come Francia, Spagna, gli interventi sono stati massicci, enormi, anche in termini di PIL. Man mano che ci si allontana dalla sponda nord, gli interventi sono stati sempre più sottili. Nei paesi dell'Africa, gli interventi in termini di GDP del Nord Africa sono stati quasi risibili rispetto a quelli che sono stati effettuati nei paesi, diciamo, come il nostro, più ricchi. In Italia, si parla di quasi 500 miliardi di intervento da parte del governo e queste sono stime che riguardano la fine del 2019, del 2020 e siamo nell'ordine del 30% del GDP, quindi siamo veramente di fronte a interventi mai visti prima dei governi e dell'economia. Interventi che purtroppo possono tradursi. Anzi, sicuramente si tradurranno in un aumento dell'indebitamento pubblico. E qui ho riportato l'aumento di
del debito pubblico in percentuale del PIL nei paesi della sponda nord. Ovviamente il nostro paese, che è la linea arancione nel Mediterraneo, è tra i più indebitati. Davanti a noi c'è solo il Libano. Io non l'ho riportato il Libano perché il Libano siamo intorno al 160% del PIL. Ma semplicemente perché appunto è una piccola economia, il problema serio lo può porre questo forte indebitamento nel nostro paese, se non è affiancato da una politica poi di stabilizzazione e di riduzione del deficit in futuro. Quindi questo apre un nuovo fronte, però lo lasciamo al futuro. Per adesso ci teniamo all'intervento e speriamo che questo abbia un effetto sull'economia. In realtà appunto questo apre la possibilità di instabilità finanziaria che va governata anche da questo punto di vista. Quindi il rischio più grande dalla crisi pandemica al di là attuale, il rischio più grande nei prossimi anni potrebbe essere questa instabilità finanziaria le cui sementi si stanno cominciando a mettere nel terreno oggi. Quindi quali sono i fattori chiave? Io però vorrei concludere questa presentazione dandovi una prospettiva più positiva. Ovviamente di fronte ad una crisi epocale, così come stiamo vivendo, i dati non potevano dirci diversamente. Però questa crisi ha sottolineato un altro elemento fondamentale, che questo Mediterraneo può essere un fattore di crescita e sviluppo per paesi come il nostro, demograficamente molto vecchio, e soprattutto con settori maturi che possono giovare da il contatto con economie più dinamiche. Quindi una maggiore integrazione nel Mediterraneo piuttosto che nel nord Europa potrebbe essere da beneficio al nostro paese. E la mobilità dei fattori in questo senso è fondamentale, anche degli uomini. Bisogna parlare di politiche di migrazione. E non a caso dopo Michele Colucci su questo punto ci dirà qualcosa in più su cui il rapporto si è soffermato. Quali sono, per concludere, quali sono gli elementi fondamentali che poi possono generare crescita nel nostro paese come in queste economie? Sicuramente la caduta della produzione trasformerà i sistemi produttivi, ci sarà un accorciamento della catena del valore, per cui la globalizzazione sarà profondamente trasformata, le nuove tecnologie permetteranno una maggiore delocalizzazione della produzione, e questo sarà un effetto positivo sulle economie locali. Richiederanno nuove infrastrutture, sia digitali e di trasporto. E quindi anche questo può essere un elemento fondamentale per la nostra economia e per le economie del Mediterraneo. E difatti queste economie, in particolare paradossalmente la nostra, quella francese, la spagnola, possono beneficiare da una maggiore integrazione del Mediterraneo. I francesi l'hanno particolarmente capito, l'hanno capito anche i cinesi, perché sono aumentati gli interventi di questi paesi proprio nel Nord Africa e anche nell'Africa subsahariana, e questo dimostra che lì le prospettive di crescita e sviluppo, non solo per in termini di mercati ma anche di materie prime, sono fondamentali per i paesi più ricchi. E quindi essenzialmente il Mediterraneo è un elemento, può essere un fattore chiave di successo e di crescita anche per il nostro paese. Marco, spero di essermi tenuto un po' più dei 20 minuti perché ho incluso la presentazione. Io ti ringrazio e ti lascio la parola. Grazie. Ma direi, direttore, che la quantità di informazioni che hai fornito e il tempo nel quale ti sei tenuto hanno reso la tua relazione davvero molto molto densa, ci sarebbero già 100 spunti sui quali mi piacerebbe sollecitare gli altri relatori. Però per passare la parola a Michele, direi che potrei un po' con l'accetta di dire che tu hai evidenziato soprattutto gli aspetti di economia finanziaria e commerciale. Michele, secondo la sua vocazione disciplinare, adesso credo che invece focalizzerà l'attenzione Michele Colucci
sulla invece questione della mobilità umana, che è stata, come sappiamo, drammaticamente ridotta e sconvolta dalla pandemia, e questo ha un'incidenza di carattere economico fondamentale. Prego, Michele. Buongiorno, grazie a tutte e a tutti per l'invito, per la partecipazione a questo incontro. Io mi dedicherò in maniera molto sintetica a sviluppare un tema che è un tema molto, molto impegnativo, un tema che naturalmente avrebbe bisogno di una riflessione e anche di una progettualità molto più lunga e molto più densa rispetto a questa breve presentazione. E però credo che effettivamente parlare del contesto mediterraneo nella fase più recente, parlare dell'impatto della pandemia sul contesto mediterraneo sia oggi fondamentale e abbia una motivazione strategica dentro, dentro il percorso storico più recente dell'area mediterranea, ma anche dentro le prospettive future rispetto a cui faceva riferimento nella sua relazione Salvatore Capasso. Quindi direi che per capire lo scenario che abbiamo di fronte, per capire ciò con cui si stanno confrontando in questi mesi i paesi mediterranei, dobbiamo necessariamente aprire una finestra di approfondimento su quello che è stato l'ultimo ventennio. Quello che è stato l'ultimo ventennio, mappato tra l'altro anno dopo anno dal rapporto sull'economia del Mediterraneo, che si rivela anche per gli studiosi di scienze sociali, ma anche per gli studiosi della storia più recente, uno strumento di lavoro molto utile. E se vogliamo guardare all'ultimo ventennio dal punto di vista della mobilità e delle migrazioni, possiamo dividere l'ultimo ventennio in due grandi periodi. Il periodo tra il 2000 e il 2010, quindi il primo decennio del 2000, e il periodo fra il 2010 e il 2020. Cosa succede nel primo decennio del 2000? Succede che l'area mediterranea, soprattutto i paesi della sponda sud e della sponda est del Mediterraneo, conosce un livello di convergenza, un livello di integrazione e complessivamente un livello di sviluppo economico senza precedenti rispetto, rispetto agli anni passati, e questo porta a uno stravolgimento e a una riconfigurazione dei fenomeni migratori. Per lungo tempo i fenomeni migratori in area mediterranea, quantomeno diciamo nella seconda metà del Novecento, avevano avuto come traiettoria prevalente quella dal sud verso il nord. È ancora oggi la traiettoria di cui ci occupiamo di più nel dibattito pubblico, ma la grande novità dell'area mediterranea in questo primo decennio del 2000 è stata la convergenza tra migrazioni. Cosa intendo per convergenza tra migrazioni? Intendo che sia nei paesi della sponda nord, come l'Italia, come la Spagna, come il Portogallo, come la Grecia, sia nei paesi della sponda sud, come il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, sia nei Balcani, sia in Turchia, negli stessi anni si è iniziato a parlare di emigrazione verso l'estero, un tratto importante di cui si parla ancora nel nostro paese, che rappresenta ancora un tema rilevante nell'attualità dell'Italia, le persone che lasciano l'Italia, sia di immigrazione straniera, quindi arrivi dall'estero, non soltanto nell'area europea del Mediterraneo, ma anche nell'area del Nord Africa, con gli arrivi dall'Africa subsahariana e con gli arrivi dall'Asia nell'area mediterranea medio orientale, e di migrazioni interne. Quindi in questi primi 10 anni del 2000, diciamo, tutta l'area mediterranea ha conosciuto una riarticolazione della mobilità nello stesso tempo storico e negli stessi spazi. Questo è, diciamo, un capitolo importante per introdurre un po' il fenomeno attuale, per capire anche quello che è successo durante, durante la pandemia. Perché è così importante? Perché a questa riconfigurazione complessiva e a queste grandi pluralità migratorie, su questo scenario si sono innestati, a partire dalla fine del primo decennio del 2000 e in maniera culminante tra il 2009 e il 2010, due grandi
questioni globali che hanno stravolto completamente gli assetti politici e gli assetti economici, ovvero la crisi economica mondiale inaugurata tra il 2007 e il 2008 e poi esplosa negli anni successivi, e le cosiddette primavere arabe a partire dal 2010, con tutte le conseguenze politiche che ci sono state. Questi due eventi hanno riorganizzato completamente l'orientamento dei flussi migratori, hanno contribuito ad aumentare moltissimo i profughi, si è cominciato a parlare moltissimo del tema dei profughi, c'è stata una stretta repressiva molto forte da parte delle politiche europee, sono calati a seguito della crisi i flussi per lavoro, che invece fino agli anni precedenti erano i flussi rilevanti e più rilevanti dal punto di vista quantitativo, e soprattutto ci siamo trovati di fronte a uno scenario devastante dal punto di vista della morte nel Mediterraneo, dal punto di vista dell'ondata anche di espulsioni e di rimpatri, e anche dal punto di vista di una riconfigurazione anche nelle migrazioni interne all'area mediterranea. Quindi tutti gli spostamenti a seguito della crisi, a seguito delle guerre legate alle primavere arabe dentro i singoli paesi, gli sfollamenti, l'abbandono di alcune aree, il ricomparire progressivo di scenari di guerra e di crisi economica che hanno determinato una maggiore mobilità in tanti territori. Quindi questo, diciamo, è il difficile scenario con cui si trovava a che fare. È successo qualcosa alla connessione, parlavamo delle rimesse. Allora, le rimesse incidono in maniera determinante sulle economie di molti paesi mediterranei. Dunque, come vedete in questa slide, nei paesi mediterranei ci sono alcune economie che hanno un'incidenza delle rimesse sul prodotto interno lordo molto molto alta. Vedete sulla sinistra i paesi dell'Europa mediterranea, in cui l'incidenza è piuttosto bassa, un'incidenza già significativa, già media nei Balcani, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Montenegro, un'incidenza già piuttosto alta in Albania, un'incidenza altissima in paesi come il Libano, di cui parlava prima anche Salvatore Capasso, i territori palestinesi, la Giordania, l'Egitto, la Tunisia e il Marocco. Allora, questo tema è un tema importantissimo, perché un primo effetto pericoloso della pandemia è stato quello di ridurre questi flussi e questi trasferimenti di denaro, questi risparmi. Vedete in questa slide il cambiamento che c'è stato nei principali paesi destinatari di rimesse nel Mediterraneo tra il 2019 e il 2020. Vedete in Croazia, in Bosnia, in Serbia, in Montenegro, in Albania, in Libano, nei territori palestinesi, in Giordania, in Egitto, in Tunisia e in Marocco. In tutti questi paesi c'è un calo dell'arrivo di risparmi dall'estero, che ha ovviamente degli effetti molto molto importanti sui mercati del lavoro, sui consumi, un po' su tutti i territori interessati. E questa, dal punto di vista economico, è una delle prime spie, diciamo, di quello che il tema della mobilità e le criticità, gli affanni della mobilità possono generare all'interno del contesto mediterraneo. Se pensiamo che nel periodo precedente, quello di cui parlavamo prima, le rimesse avevano seguito sempre una traiettoria crescente, e quindi questa riduzione sicuramente ha degli effetti preoccupanti. D'altra parte, la pandemia, come sappiamo, ha anche dimostrato la criticità e le contraddizioni dei modelli di sviluppo, per cui oggi ovviamente è molto chiaro che paesi che vivono in maniera così dipendente dalle rimesse naturalmente hanno enormi problemi nella possibilità di pianificare il proprio sviluppo economico. Un altro grande tema che si è posto con la pandemia è il tema del blocco della mobilità. Il blocco della mobilità che ha riguardato tutti quanti noi, che siamo stati in alcuni periodi chi più chi meno destinati, diciamo, all'impossibilità di muoverci, ha creato a livello di migrazioni la chiusura molto rigida delle frontiere nazionali e la chiusura dei confini regionali nei singoli paesi. Quindi sia le migrazioni internazionali sia le migrazioni interne hanno avuto durante il periodo della pandemia un'enorme trasformazione e riconfigurazione.
sui sistemi economici, soprattutto sui destini dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, il blocco dei confini ha avuto degli effetti molto molto critici, perché naturalmente è entrata in crisi tutta una dinamica anche di mobilità intermediterranea, di migrazioni temporanee, che garantivano soprattutto in alcune stagioni possibilità di salario e anche l'accesso comunque a una sussistenza minima per moltissime persone. Questo è un tema che mette insieme quindi sia la difficoltà a muoversi dentro gli stati, sia la difficoltà a muoversi tra gli stati. Muoversi tra gli stati era già prima della pandemia molto difficile, molto complicato, dentro una cornice di sempre maggiore ristrettezza delle politiche migratorie internazionali, soprattutto delle politiche migratorie europee. Naturalmente la mobilità rappresenta un elemento strutturale, diciamo, delle dinamiche economiche contemporanee, e soprattutto in alcuni contesti economici il blocco della mobilità durante la pandemia ha reso molto evidente quanto il tema delle migrazioni internazionali rappresenti una risorsa fondamentale per interi contesti economici, ad esempio nel comparto agricolo. In molte regioni europee, in Spagna ma soprattutto anche in Italia, nel periodo della pandemia improvvisamente si è lamentata l'assenza della manodopera straniera, una manodopera che secondo il mondo imprenditoriale era fondamentale per poter raggiungere gli standard minimi di raccolta, di produzione e distribuzione del cibo. Quindi questo anche è un tema interessante che si è attivato proprio nei mesi più duri del lockdown. Dopo tanti anni di proteste, di lamentele per una presunta eccessiva immigrazione, tutto un pezzo anche delle classi dirigenti e del mondo economico si è lamentato per la mancanza, per l'assenza di immigrazione, nonostante, diciamo, le storture e le contraddizioni del comparto agricolo fossero state denunciate, fossero molto evidenti anche nel periodo precedente. Ecco, forse probabilmente, se vogliamo guardare alla complessità, diciamo, delle relazioni tra pandemia, mobilità e produzione economica, il tema dell'agricoltura è uno dei temi più interessanti, più ricchi anche di stimoli, perché è una delle grandi prospettive, delle grandi speranze anche dal punto di vista della specializzazione per l'economia mediterranea e anche per l'economia italiana, e però è uno dei sistemi e una delle filiere dove permangono le disuguaglianze più forti, soprattutto all'interno del mercato del lavoro. Proprio nel periodo della pandemia, proprio a seguito di questa crisi legata all'esigenza di manodopera, il governo italiano, qui facciamo un attimo un ragionamento molto veloce sull'Italia, ha deciso di varare una regolarizzazione straordinaria con il decreto legge numero 34 del 19 maggio del 2020, una regolarizzazione che secondo gli estensori del provvedimento sarebbe dovuta servire a far emergere le lavoratrici e i lavoratori senza contratto e a garantire quindi al comparto agricolo, questa era una regolarizzazione prevista esplicitamente per affrontare, diciamo, le criticità del comparto agricolo, a garantire respiro, regolarità e quindi anche in qualche modo una maggiore serenità, diciamo, a tutto il settore. Ebbene, sono arrivate circa 207.000 domande di regolarizzazione, ma è successo ciò che molti non si aspettavano, ovvero la maggior parte delle domande è arrivata per l'altro settore, l'altro comparto per cui era stata aperta la regolarizzazione, cioè per il lavoro domestico e di cura. Vedete su questa slide, è molto evidente, circa 178.000 domande per il lavoro domestico e di cura e circa 30.000 domande per il lavoro agricolo. Nella parte destra di questa slide vedete le prime tre province dove sono state presentate più domande per emersione
nel lavoro agricolo, la provincia di Caserta, la provincia di Ragusa e la provincia di Latina, quindi zone tradizionalmente molto molto importanti dal punto di vista della produzione in agricoltura. Allora, questa contraddizione ci deve evidentemente aprire gli occhi, ci deve fare aprire gli occhi su ciò che ancora non funziona, nonostante il tentativo di regolarizzazione, nonostante la sanatoria, ovvero una componente molto larga, molto ampia, indispensabile, riconosciuta da tutti come indispensabile nel mercato del lavoro, che però non è riuscita a sanare la propria posizione, perché soltanto 30.000 persone, a fronte delle molte, molte di più che lavorano in maniera irregolare all'interno del contesto agricolo. Mi soffermo ancora sull'Italia per concludere, diciamo, questa breve relazione sui rapporti tra pandemia e migrazioni, parlando delle migrazioni interne. Ciò che è successo in Italia, tra l'altro, vale anche per ciò che è successo in molti altri paesi mediterranei. Una caratteristica importante dei paesi mediterranei è la grande mobilità all'interno dei singoli stati. Pensiamo per esempio alla Turchia, dove sono stati negli ultimi anni enormi processi di urbanizzazione e di mobilità dalle campagne alle città. Pensiamo alla litoralizzazione in Tunisia, ma anche nella zona del Marocco, ma anche in Algeria. Insomma, la mobilità dentro gli stati è uno dei grandi temi attuali, diciamo, degli scenari economici mediterranei negli ultimi anni. Ebbene, in Italia sappiamo anche che esiste una mobilità soprattutto tra sud e nord, che ha avuto delle conseguenze pesanti dal blocco dei confini regionali durante il periodo della pandemia. Ancora una volta la manodopera agricola, che non si è potuta spostare da una regione all'altra per, in alcune fasi, per seguire, diciamo, i periodi di raccolta stagionale. Addirittura c'è stato un momento, a un certo punto, di blocco del confine tra Calabria e Sicilia, ve lo ricorderete, nel mese di maggio, quando a Villa San Giovanni alcune persone che rientravano dal nord, dove lavoravano, dove avevano perso il lavoro, che volevano tornare in Sicilia, non riuscivano materialmente a prendere il traghetto per tornare a casa, e tanti problemi per la manodopera pendolare che via via in parte sono stati risolti. Rimangono e si ripropongono però continuamente le criticità per le lavoratrici e i lavoratori che si muovono dentro l'Italia. Per esempio, negli ultimi giorni una delle componenti più presenti nella mobilità territoriale, che è quella degli insegnanti spesso meridionali che vivono nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, ha lamentato di non poter accedere alla possibilità di vaccinarsi nei posti in cui lavorano, perché non sono residenti e quindi non possono accedere, diciamo, alla sanità regionale. Ecco, tutta questa questione in realtà fa emergere alcuni nodi che erano già pienamente operativi prima della pandemia e che non erano stati adeguatamente risolti. Questioni molto grandi, molto importanti, quali l'approvvigionamento del cibo, la manodopera stagionale in agricoltura, ma anche questioni che riguardano i diritti e le possibilità, diciamo, di esercitare il proprio lavoro anche fuori dal proprio luogo di residenza, che fanno parte strutturalmente del mercato del lavoro italiano e non solo. Dentro la pandemia, negli ultimi tempi, si è parlato poi anche, tornando e chiudendo sull'Italia meridionale, del cosiddetto south working, cioè di questa tendenza del ritorno nelle regioni meridionali per la possibilità di svolgere in maniera diciamo diversa rispetto al passato il lavoro in smart working presso luoghi molto distanti spesso anche centinaia e centinaia di chilometri dalla propria azienda o dal proprio datore di lavoro. E questo, diciamo, presuppone anche tutta una riorganizzazione possibile, potenziale, anche delle aree interne, comunque di una riconfigurazione territoriale che potrebbe arrivare anche quando finirà il periodo della pandemia, su cui ancora purtroppo non possiamo sbilanciarci. Quindi sul tappeto le questioni sono moltissime. Io credo che ci sia molta ricerca da fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per svelare più in profondità ciò che la pandemia ha comportato
negli scenari migratori nazionali e internazionali, e penso che ci siano molte cose da imparare anche da questo intreccio e dagli esiti di questo intreccio. Grazie, scusate per gli inconvenienti tecnici. Allora, grazie Michele, e devo dirvi francamente che siamo andati già molto lunghi, stiamo già un'ora circa di collegamento, sono costretto a pregare i successivi relatori di restare nel quarto d'ora che ci eravamo prefissi, però non ti ho interrotto perché i dati che fornivi erano estremamente interessanti, ma prometto che quando torneremo in presenza porterò campanella e cartellino rosso, e alla prossima presentazione sarò molto più severo di quanto sia stato oggi. Allora, io vorrei presentare cumulativamente, se sono d'accordo, i prossimi due ospiti, perché hanno due profili, devo dire, abbastanza simili. Sono Claudio, in ordine, Claudio De Vincenti e Giovanni Tria, entrambi professori di economia politica, uno rispettivamente all'Università di Roma La Sapienza e l'altro all'Università di Roma Tor Vergata. E sono entrambi due economisti che hanno avuto anche delle esperienze importanti di carattere politico. Questo credo che possa arricchire molto i loro interventi, perché poi, come ci diceva già prima il direttore, lo scopo di questo tipo di studi sociali è proprio quello di fornire ai decisori politici degli elementi di realtà. La pandemia, tra le tante cose che ci sta insegnando, ci insegna soprattutto, direi, questa, quanto la filiera tra la conoscenza della realtà attraverso la ricerca, una ricerca scientifica in senso davvero tale, perché poi se ne vende anche molta presuntivamente tale, purtroppo, e poi il momento della decisione politica debba essere una filiera in cui i ruoli non si confondano, ma una filiera in cui i ruoli siano strettamente adiacenti, perché altrimenti, come vediamo, la gestione dei fenomeni complessi diventa una gestione estremamente impegnativa, ancor più impegnativa. Lascerei quindi la parola al professor De Vincenti, prego. Molte grazie, grazie per l'invito a questa presentazione di un rapporto ricco di analisi, di riflessioni, di dati sulle economie del Mediterraneo. E la cosa che colpisce molto, diciamo, nel rapporto è questo quadro complessivo che ne emerge di su ogni paese si presenta la situazione e si presentano le interazioni tra i paesi. Quindi il bacino del Mediterraneo come un sistema molto complesso, anche che ha bisogno di governo e che invece vive situazioni molto difficili. Penso soprattutto naturalmente ai paesi della sponda sud ed est, i conflitti, le difficoltà che nel libro vengono molto bene riassunte, tra l'altro nel capitolo 1 c'è proprio un capitolo sulla geopolitica del Mediterraneo molto interessante, che fa vedere questo aspetto così difficile, diciamo, di tessitura, perché per i molti conflitti e contrasti che viviamo. E al tempo stesso, però, e questo emerge molto bene nel secondo capitolo, quello sugli effetti del Covid sulle economie del Mediterraneo, il bisogno della tessitura, il bisogno dell'integrazione, il bisogno di una, come si dice oggi, di una governance che tenga insieme l'area e costruisca interazioni che servono a tutti. In una crisi che, come spiega il rapporto, è una crisi a un tempo stesso globale, che coinvolge non solo tutto il bacino del Mediterraneo, ma il mondo intero, e contemporaneamente con effetti fortemente asimmetrici sulle diverse aree del mondo e al loro interno, e quindi poi il rapporto si concentra sugli effetti asimmetrici all'interno del bacino del Mediterraneo.
dove direi che quello che più emerge, che più colpisce dalla lettura del rapporto, è come nel Mediterraneo siano, diciamo, le economie dei paesi del Mediterraneo stiano soffrendo molto la crisi del Covid-19, le conseguenze economiche della pandemia e la crisi economica che ne deriva, questo accade per diversi motivi, diciamo. Molte economie del Mediterraneo, spiega il rapporto, sono economie particolarmente esposte ai contraccolpi di contrazioni nel commercio internazionale o di blocchi nella mobilità dei fattori. Adesso la relazione di Colucci ce lo faceva vedere. Questo specie riguarda in particolare alcune economie di dimensione limitata, quindi con un mercato interno limitato, che dipendono moltissimo dagli scambi internazionali, dal mercato internazionale, ma riguarda in parte anche le economie della sponda nord del Mediterraneo, cioè il sud dell'Europa, in particolare l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, che sono economie fortemente proiettate, soprattutto l'Italia direi, ma anche le altre, fortemente proiettate sui mercati internazionali. L'Italia è uno dei maggiori, è un'economia fortemente aperta ed è uno dei maggiori paesi esportatori in Europa e anche a livello globale. Contemporaneamente queste economie della sponda nord hanno un altro elemento di preoccupazione, di debolezza, che è l'accumulazione di un elevato debito pubblico che grava sulla tenuta complessiva, sulla stabilità finanziaria di questi paesi. E l'impatto del Covid è stato, l'impatto delle conseguenze economiche del Covid ha toccato, diciamo, quindi i diversi paesi dell'area, sia in termini di contrazione degli scambi, sia in termini, soprattutto per quanto riguarda l'area, i paesi che vengono indicati come area Euromed, cioè la sponda nord del Mediterraneo, anche in termini di non di stabilità finanziaria, che non è il problema in questo momento, ma di aumento del debito e quindi di possibili rischi futuri su questo versante. In particolare, quindi, tre effetti del Covid emergono bene dal rapporto, che lasciano un segno che ci condizionerà nei prossimi anni, condizionerà i paesi dell'area mediterranea nei prossimi anni. Il debito pubblico l'ho già detto, Salvatore Capasso prima ha fatto vedere bene l'impennata dei debiti pubblici dei paesi Euromed, e quindi in qualche modo c'è un tema che per il momento non preoccupa, ma che in prospettiva dobbiamo tenere presente, di robustezza finanziaria dei paesi, di questi nostri paesi. Segnalo che il tema non dipende da vincoli europei, e quindi il problema va benissimo che la Commissione europea abbia sospeso le regole sui vincoli di finanza pubblica, il patto di stabilità, e che adesso abbia proposto di tenerlo sospeso anche per tutto il 2022, ma e questo va bene perché, come ha detto il commissario Gentiloni, meglio fare troppo che troppo poco in una situazione di così grave crisi dell'economia.
delle economie europee. Però noi, che siamo un paese ad alto debito, dobbiamo sapere bene che è bene utilizzare questi margini con grande buonsenso, senza prendere sbornie, permettetemi questa espressione sintetica, perché la tenuta finanziaria del nostro paese va al di là di ciò che ci dice l'Europa o l'Unione Europea o meno, è un problema di credibilità sui mercati finanziari internazionali. Oggi questo problema non si pone perché la BCE sostiene fortemente i mercati, le banche centrali in generale stanno sostenendo fortemente i mercati, come ha detto Gentiloni, è meglio troppo che troppo poco, quindi benissimo, però attenzione, ci vuole la testa sulle spalle, perché poi nei prossimi 3-4 anni forse abbiamo bisogno di essere tranquilli sulla tenuta finanziaria e la credibilità finanziaria del nostro paese. Secondo tema su cui il Covid lascia un segno profondo riguarda le asimmetrie tra i settori, che il libro mette bene in evidenza. In particolare i settori più colpiti sono quelli, come sappiamo, dei servizi. Certamente colpi pesanti li stanno subendo tutto il settore dei trasporti, particolarmente quello dei trasporti aerei, ma non solo, l'insieme del settore dei trasporti, tutto il settore del turismo, che per il Mediterraneo, il rapporto qui è molto forte nel dire questo e ha ragione, è un elemento importante, perché il patrimonio culturale del Mediterraneo, adesso qui mi collego alle osservazioni iniziali che faceva Gilberto Corbellini, il direttore, e qui c'è un punto fondamentale, diciamo, che riguarda l'eredità culturale che abbiamo in Italia ovviamente, ma in tutto il Mediterraneo, come elemento fondamentale intanto di identità dei nostri paesi, di forza anche di coesione sociale, ma poi anche di valorizzazione economica. E c'è il turismo e c'è più in generale il ruolo della cultura all'interno dell'economia, ma adesso non mi dilungo su questo per motivi di tempo. Tutto il tema dei servizi alle persone nella vita sociale, diciamo, no? La ristorazione, per fare l'esempio più evidente, che sono servizi importanti, fanno parte della qualità della vita dei cittadini. E poi il grande tema della scuola, della formazione, perché io credo che, come stiamo anche purtroppo sperimentando in questi giorni, la scuola in presenza in una fase pandemica è molto difficile, io mi rendo conto. Al tempo stesso sappiamo i costi dal punto di vista formativo che si stanno sopportando, che i ragazzi stanno e le ragazze stanno sopportando in questo momento, perché la didattica a distanza, a parte che c'è un problema anche qui di digital divide, quindi la situazione è diversa nelle diverse aree del nostro paese, come nei diversi paesi del bacino del Mediterraneo, e all'interno di ogni area, nelle condizioni economiche delle famiglie. Ma anche quando funziona perfettamente, lo dico un po' da docente, insomma, non è mai esattamente come la didattica in presenza. Non voglio sembrare conservatore, ma insomma c'è un rapporto diretto quando si lavora in aula che purtroppo, diciamo, poi meno male che ci sono questi strumenti che ci consentono di fronteggiare queste situazioni, che un domani andranno utilizzati anche a regime, perché poi aiutano moltissimo. Però insomma c'è il passaggio in presenza è un passaggio comunque importante. Detto questo, è il terzo effetto molto importante, quindi abbiamo detto
stabilità, debito pubblico e quindi attenzione a mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo delle nostre economie. Secondo passaggio, settori fortemente andati in crisi e che hanno bisogno di essere aiutati nella fase poi di recupero, su questo tornerò brevemente più avanti, e terzo elemento, l'accorciamento delle catene del valore a livello internazionale. Questo in parte naturalmente è una risposta, come dire, difensiva necessaria alla crisi pandemica, però non la idealizzerei. Ecco, io non sono un... No, mi piace molto naturalmente tante cose del chilometro, del cosiddetto chilometro zero, però guardate che le catene del valore lunghe a livello internazionale sono anche un valore, sono un valore anche umano, nel senso che significa che interagiamo con tutto il mondo, che viviamo in un mondo fortemente interconnesso, integrato, è una cosa molto importante. È un valore della globalizzazione, ecco, la dico così. Poi sappiamo anche tutte le asimmetrie, le difficoltà, anche le, come dire, le sperequazioni che la globalizzazione porta. Però attenzione, perché idealizzare le catene corte a me lascia un po' perplesso. E allora le politiche, e così vengo poi a concludere, spero di non star rubando troppo tempo. Le politiche, allora intanto sulla questione del debito, ho detto, significa saper usare le risorse, comprese quelle del Next Generation EU, in modo intelligente, devono essere usate per fare crescita, perché il problema del debito fondamentalmente lo dobbiamo risolvere rafforzando le capacità di crescita delle nostre economie. Quella è la vera garanzia della sostenibilità finanziaria. Però questo significa che appunto le risorse vanno usate bene, non ci devono essere risorse sprecate in monopattini, per fare un esempio preclaro, insomma, così sono stato rapido e ho dato l'idea. Non c'è da perdersi in queste cose, c'è da usare bene ogni euro per fare investimenti che aprono prospettive di crescita nella nuova strategia del Green Deal e così via, ma crescita. Quindi investimenti, niente, cioè intendiamoci, c'è anche un problema di sostegno a breve dell'economia, è ovvio, e lo stiamo affrontando, ok, ma anche qui guai a sprecare i soldi vanno usati bene per sostenere chi ne ha realmente fortemente bisogno. E qui direi il secondo passaggio è: i settori che abbiamo detto sono quelli più colpiti, sono loro che hanno bisogno che le risorse li sostengano, li aiutino nella traversata del deserto. E quindi molta attenzione su quei settori, aiutandoci col fatto che questo è, come dire, ci deve riempire anche di orgoglio come italiani, l'industria sta recuperando bene, è una cosa molto positiva, l'industria italiana ha retto e questo ci dà una carta da giocare per poter aiutare chi ha più difficoltà per motivi oggettivi e indipendenti dalla sua volontà. Quindi quei settori che dicevamo hanno molto bisogno di sostegno, e poi va pensato un percorso di transizione, perché io non credo che noi torneremo, lo diciamo tutti, ma non solo io, che noi torneremo esattamente alla situazione precedente. Perché, ecco, per esempio, tanto per fare un esempio molto semplice, il fatto che siamo in grado di svolgere i nostri incontri con queste modalità significa che tutto il settore degli eventi, del catering e così via, riprenderà, ma non come prima. Ecco,
Questo io credo che va messo in conto. Questo inciderà anche sui trasporti. Quindi noi dobbiamo immaginare, dobbiamo cominciare a pensare come andrà curata una riallocazione delle risorse, come andranno aiutati i lavoratori a ricollocarsi rispetto ai settori che si riprenderanno ma non torneranno alla situazione precedente. Quali settori potranno riassorbirli? Qui l'uso forte, intelligente delle risorse del Recovery Fund è fondamentale per lanciare nuovi settori che tirano e che aiutano a questa riallocazione delle risorse e in particolare delle forze di lavoro, delle energie lavorative del paese, da dove più si è in sofferenza verso settori che invece promettono di crescere. E poi c'è il tema della politica estera e della politica commerciale, e qui io ripeto quello che ho detto prima. Noi dobbiamo lavorare perché, questa è la mia convinzione, poi spero di non sbagliarmi, perché le catene del valore vengano via via a ricostituirsi. È un punto importante di funzionamento complessivo dell'economia, in cui, come dire, tutte le economie possono guadagnare, anche se, ripeto, c'è bisogno di governo, perché gli squilibri della globalizzazione li abbiamo ben presenti, e però ne abbiamo anche presenti i vantaggi. E qui chiudo con un'osservazione sul Mediterraneo, perché negli ultimi anni, prima della pandemia, avevamo assistito ad un recupero di centralità del Mediterraneo molto importante negli scambi internazionali, legato alla riconfigurazione delle relazioni internazionali, in parte legato al raddoppio del canale Suez, che ha svolto un ruolo importante, però alla riconfigurazione delle relazioni internazionali con lo sviluppo delle economie asiatiche, non solo la Cina, l'India, i paesi emergenti, diciamo, e poi in prospettiva, e sarebbe ora che l'Europa se ne renda conto, il bisogno di crescita dell'Africa, su cui la Cina sta investendo, sarebbe ora che l'Europa si renda conto che il futuro anche della leadership mondiale, del ruolo mondiale dell'Europa, passa per la nostra capacità di sostenere lo sviluppo dell'Africa. Tutto questo fa del Mediterraneo un'area fondamentale per lo sviluppo per lo sviluppo economico all'interno di questa nuova configurazione che stanno assumendo le relazioni economiche internazionali. Io credo che questo resterà vero dopo il Covid, riprenderà, sapendo che veniamo dalle difficoltà che il rapporto ha messo molto chiaramente in luce, dalle enormi difficoltà che stiamo vivendo, però credo che questa centralità del Mediterraneo è un grande fatto di lungo periodo, di prospettiva di lungo periodo, su cui dobbiamo muoverci. Ed è anche una grande occasione per il nostro paese e per il suo Mezzogiorno. L'Italia e il Mezzogiorno in particolare possono, anzi devono, diventare, secondo il modo di vedere, la piattaforma logistica e produttiva dell'Europa verso sud e verso est. Quindi un'Europa che capisce che il proprio ruolo internazionale si gioca molto nel Mediterraneo. Grazie. Grazie al professor De Vincenti. Devo dire che lo ringrazio soprattutto per avere rimarcato l'aspetto dei divari, che non è certo l'unico focus del rapporto, ma è sempre stato uno degli assi portanti degli studi dell'ISMED di grande interesse. Tra l'altro, lo vedremo tra poco, credo ci sia anche una domanda che ci è già arrivata su questo aspetto specifico, e per avere ricordato il ruolo dell'UE, perché poi quando si parla della sponda nord, chiaramente noi sappiamo quanto il Mediterraneo sia un concetto di continuo allargamento,
perché per esempio per quello che riguarda la sponda nord non può prescindere poi dalla connessione dell'Italia alla coin europea. Lascerei a questo punto la parola per l'ultima delle quattro relazioni al professor Giovanni Tria. Al seguito della sua relazione poi avremo appunto uno spazio non lunghissimo, ma insomma spero sufficiente per accogliere alcuni degli spunti, dei solleciti che ci stanno arrivando. Prego, professore Tria. Grazie. Cercherò di contenere i tempi per ampliare lo spazio per le domande. Chiaramente dipende, quello dello spazio scarso dipenderà da quanto occupo. Intanto voglio ringraziare per l'invito a commentare questo rapporto. Ricordo che insomma da anni mi sento abbastanza legato all'istituto che produce questi rapporti, sono anche in un comitato scientifico da anni, perché voglio ricordare anche la capacità di coinvolgimento nella ricerca, oltre che a fare ricerca, di, è stata già ricordata all'inizio, di Eugenia Ferragina, che ci ha lasciato e che con il suo entusiasmo è stato, diciamo, mi ha trascinato molto nel partecipare in qualche modo, a seconda dei fasi che ho vissuto, alle attività dell'istituto. Ora cercherò di portarvi alcune riflessioni sul quello che ho letto in questo nel rapporto e anche rispetto a quello che ho sentito. Molti dei temi sono stati già trattati, quindi cercherò di non ripeterli. Innanzitutto voglio dire che si tratta di un libro, lo dicono formalmente, interessante, in qualche modo in questo momento anche prezioso, per due motivi. Il primo perché in realtà è formato da una serie di capitoli che sono, uno di questi capitoli è un paper accademico, è una ricerca, una ricerca originale e portata avanti come costume dell'istituto in modo rigoroso. È una ricerca che ha riguardato i tratti centrali dell'economia del Mediterraneo, gli aspetti di geopolitica sono stati ricordati, quella della collocazione del Mediterraneo, che è una questione importante, è stata richiamata, ma voglio ribadirla, nei flussi commerciali, la questione di come abbiano agito in qualche modo gli investimenti esteri, i foreign direct investment, e i rapporti, come abbiano agito gli investimenti e i flussi commerciali nei rapporti tra la sponda sud e la sponda nord del Mediterraneo. Il tema dell'immigrazione e richiamare subito, perché forse tornerò solo in parte su questo tema, di una ricerca che mette in rilievo una questione abbastanza importante, quel che riguarda l'immigrazione, cioè questo rapporto in parte di sostituzione, in parte di complementarietà tra emigrazione, cioè movimento delle persone, e il trade, il commercio. Tradizionalmente dice o si muovono i beni o si muovono le persone. Uno di questi paper mette in rilievo questa questione e si vede come spesso c'è un segno, una correlazione positiva invece tra migrazione per vari motivi e commercio. Il secondo motivo per cui è importante è che in fondo quello che appare è che questo rapporto è stato scritto in qualche modo in corsa, perché tratta del Covid e dell'impatto del Covid. Ovviamente tratta essendo stato scritto in corsa, parla della prima parte, diciamo, della vicenda della pandemia, no? Diciamo, i dati essenzialmente riguardano il primo semestre e non poteva essere altrimenti. E questo è abbastanza interessante, cioè una letteratura internazionale si mette accanto a importanti volumi che sono usciti, uno di Richard Baldwin e di altri, sugli effetti del Covid, cogliendo il primo momento della pandemia e quindi i primi effetti. Questo fatto che è stato scritto in corsa e questo approccio nel vedere da una parte alcuni paper, diciamo, guardare i problemi strutturali
dell'economia del Mediterraneo e poi quello che è successo con la pandemia è interessante perché ci mette in luce molti aspetti importanti. È come se a un certo punto abbiamo in un film, noi prendiamo un fotogramma e quindi guardiamo la foto e cogliamo alcuni nodi. Perché questo in fondo sta accadendo con la pandemia. La pandemia è stato uno shock che ha a un certo punto bloccato tutto per una fase e ancora molte cose sono bloccate. Bloccato l'offerta, è stato uno shock di offerta, è stato uno shock di, è stato uno shock di domanda. E in questo modo noi ci siamo accorti, non solo evidentemente nell'Asia mediterranea, ma più in generale, siamo accorti di quali sono gli snodi importanti che, su cui si reggeva l'economia, i meccanismi che fino ad oggi, e diciamo fino a ieri, ma che riprenderanno, che hanno tenuto in piedi queste economie nella loro evoluzione nell'ultimo periodo. Appunto, come una foto che in un processo dinamico fa cogliere alcuni particolari. E alcune, anche alcune questioni, alcuni nodi che probabilmente torneranno come prima, si metteranno in moto o non si rimetteranno in moto. Parliamo evidentemente del ruolo delle supply chain, ma in per tutto ciò che le supply chain hanno significato. Cosa è accaduto con, appunto, con lo shock del Covid? Quello che è accaduto in parte nel resto del mondo, uno shock di offerta. Si è bloccata la produzione e le manifatture, ma soprattutto si è bloccata molta parte dei servizi. Certamente si è bloccato il turismo, ma si è bloccato tutta quella parte dei servizi che sono cruciali per il commercio internazionale e che quindi per tenere in piedi le catene globali del lavoro che si basano sullo sviluppo del commercio internazionale, cioè input intermedi che debbono viaggiare nel mondo. Si è bloccato lo shock è stato sul commercio quindi di beni e sul commercio anche delle commodities in parte e questo ha impattato particolarmente le economie del sud, della sponda sud del Mediterraneo e soprattutto nei settori anche energetici, del gas, dell'oil, del petrolio, perché lo shock di offerta per cui si è bloccata la produzione globale e implica rispetto anche la caduta evidentemente della domanda di prodotti energetici, delle commodities, oltre che dei beni, ha avuto un impatto diciamo evidentemente forte in una parte importante della sponda, soprattutto della sponda sud del Mediterraneo. Cioè nel Mediterraneo, e quindi nella sponda sud del Mediterraneo, si è riflesso in parte anche uno shock di offerta e quindi poi di domanda del resto del mondo, lo shock in Europa e anche in Asia. Tuttavia questo porta evidentemente ci porta ad ulteriori considerazioni di ciò che era cambiato negli ultimi anni, perché per esempio una parte della domanda di materie prime, ma soprattutto anche di petrolio, di energia, negli ultimi anni veniva più dalla parte asiatica che dalla parte occidentale, perché sul piano della domanda ad esempio di petrolio gli Stati Uniti da paese importatore, come sappiamo, è diventato un paese esportatore. Allora, la questione, la riflessione complessiva è che guardando quello che è successo negli ultimi anni, cioè che ruolo che ha svolto il Mediterraneo nell'ambito dei processi di globalizzazione, di trasformazione globale, sia dei sistemi produttivi e quindi del commercio, come si proietta poi si proietterà nel futuro. E questa è una delle questioni che ci dobbiamo porre, ed è la questione che è stata posta alla fine dell'intervento di Claudio De Vincenti.
Il Mediterraneo è stato analizzato a lungo come una specie di, diciamo, come un sistema integrato in cui la questione si giocava un po' tra la sponda sud e la sponda nord. In che modo si poteva diversificare l'attività produttiva, catene produttive corte tra, diciamo, più si parlava di ambito di delocalizzazione di attività produttive. C'è un capitolo che parla delle imprese italiane con alcuni paesi che hanno investito nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, attività molto tradizionali, diciamo, una forma di delocalizzazione, e poi di questo commercio sud-nord. Ma adesso il Mediterraneo invece va affrontato, perché è stato in parte richiamato appunto da De Vincenti, è uno snodo attraverso il quale passa, da una parte passano le catene produttive che vengono dall'Asia, il raddoppio di Suez e la via della seta marittima passa dal Mediterraneo, e questo pone dei problemi non soltanto di commercio, di passaggio, e quindi dell'impatto su tutto il sistema dei servizi della logistica del Mediterraneo, che è una delle questioni centrali che si pone nel ruolo, direi quasi globale, perché sta al centro di due continenti, di cui uno il più avanzato e l'altro che si svilupperà. Perché l'altro punto è che il Mediterraneo non è più un rapporto tra la sponda sud e la sponda nord, ma è il passaggio per l'Africa. E l'Africa è l'unico continente ancora non investito pienamente dallo sviluppo. E questo pone una questione centrale anche per l'Europa, non solo per la sponda sud del Mediterraneo, cioè di come si pone il rapporto tra l'Europa e la sponda sud del Mediterraneo, cioè il Nord Africa. Mi ricordo quello che affermava Gianni De Michelis qualche decennio fa, un po' di tempo fa, che parlò di rattrappimento baltico per indicare una politica europea che non guardava al sud, ma guardava al nord, e faceva notare che al nord, oltre i paesi europei sviluppati, ci sono gli ghiacci, mentre al sud c'è un continente che ha superato 1 miliardo di persone di popolazione che deve essere sviluppato. Allora, questa è una delle questioni. Allora, nei flussi di capitale, come ci si pongono l'economia del Mediterraneo nel loro processo che vorremmo di integrazione, ma che è stato investito dai flussi che vengono da fuori della sponda mediterranea, anche da fuori dell'Europa, nei flussi di capitali, di merci e di persone all'interno del Mediterraneo. E diciamo che se noi guardiamo la mobilità dei capitali, evidentemente il problema della prossimità si pone poco. Per quanto riguarda i flussi di beni, il commercio di beni, la prossimità è certamente un vantaggio, ma sempre più relativo, dato che appunto le catene globali del valore attraversano attualmente i continenti. Ma è importante a questo punto, una delle questioni cruciali è quello della mobilità, che è stata, diciamo, del lavoro. La prossimità lì può contare. Però attenzione, come in alcuni capitoli del libro è stato rilevato, soprattutto nelle interviste ad alcune imprese che lavorano con i paesi del Mediterraneo, diciamo del Nord Africa, molto spesso è proprio la prossimità culturale che conta, quello che aveva chiamato prima Claudio De Vincenti, cioè la capacità di intendersi meglio. Perché dico questo? Perché l'Italia, diciamolo, l'Europa ha fallito di affrontare il nodo che negli ultimi 20 anni si poneva al Mediterraneo, cioè quello dell'integrazione del mercato del lavoro, perché lì era il problema. Dato nel momento in cui, come dicevo,
per quello che dicevo prima, diciamo, la mobilità del capitale e delle merci diventava un problema meno importante e in cui agiva meno l'aspetto della prossimità, che è quello che unisce intorno al Mediterraneo tutti questi paesi. Non c'è stato evidentemente un'azione, diciamo, lungimirante da questo punto di vista, per vari motivi, per colpe europee, ma anche per colpa dei problemi geopolitici che ci sono stati anche nella sponda sud del Mediterraneo. Non c'è stata una scarsa integrazione dei mercati e di regolamentazione del mercato del lavoro transnazionale nella sponda, tra i paesi della sponda sud e con i paesi della sponda nord. E allora, poiché voglio parlare poco e voglio il tempo passa, voglio affrontare un'altra questione che sempre è quello che sta accadendo e che forse ci deve far riflettere sul futuro della questione della mobilità dei fattori produttivi. In particolare stiamo parlando della mobilità del fattore produttivo lavoro, e che non riguarda soltanto banalmente, diciamo, quello che noi adesso chiamiamo lo smart working, ma il fatto che la fase di globalizzazione a cui andiamo incontro è una fase in cui sempre più il trade, lo scambio internazionale, riguarderà i servizi e non soltanto, e non le merci, e non quindi, e questo significa che non riguarderà soltanto il commercio internazionale dei beni intermedi che costituiscono le catene internazionali del valore, ma molto anche i servizi. Ora è chiaro che, stavo dicendo prima, l'impatto mediterraneo del Covid sul servizio del turismo è stato fortissimo e dovrà essere affrontato una volta che viene superata la pandemia, e ciò pone dei problemi anche lì di creare delle reti logistiche che possano possibilmente interessare tutti i paesi e collegare tutti i paesi. C'è un problema logistico dei sistemi portuali, ma siamo anche lì nel campo dei servizi che richiedono in qualche modo la presenza fisica del lavoratore. Parlo dei servizi che possono essere sempre più affrontati nel campo del telelavoro. Si parla, in molti economisti, ricordo l'economista americano Baldwin, ha fatto un ottimo libro su questo, che si parla sempre più della possibilità di avere i cosiddetti telemigranti, che non è una cosa diciamo visionaria di un futuro lontano, ma è lo sviluppo di servizi anche amministrativi di ogni tipo che possono essere svolti ovunque nel mondo. Qui conta il fatto che probabilmente è più facile integrare in una catena produttiva europea, diciamo da questo punto di vista, un lavoratore della sponda sud del Mediterraneo rispetto al pakistano o a un indiano, per intendersi. Ma questo probabilmente conterà nel futuro. E allora noi il problema è come ci poniamo da questo punto di vista, e colpisce dal capitolo che riguarda gli investimenti, che del rapporto che riguarda gli investimenti diretti esteri italiani è un campione ovviamente limitato, diciamo, nel sponda sud del Mediterraneo, che si tratta appunto di attività molto tradizionali. E io credo che in futuro invece noi potremmo, in questo rapporto che c'è sempre tra collaborazione e competizione che può essere tra paesi, dalla sponda sud del Mediterraneo può, da questo punto di vista, di questo futuro di delocalizzazione di attività, di servizi, soprattutto nei paesi che sono molto giovani, che hanno popolazione molto giovane e che è una popolazione anche sempre più istruita. Ricordiamoci che l'esplosione delle primavere arabe, delle rivolte, derivavano da una bomba sociale rappresentata da una popolazione giovane che diventava sempre più istruita e che non trovava occupazione. Ecco, in questo quadro, diciamo, futuro, come noi ci poniamo come Italia e come Europa? Potremmo avere una forte, diciamo, competizione che viene da lì,
i flussi migratori si potrebbero in parte trasformare in, appunto, in questa forma di lavoro i telemigranti, ma questo richiede un salto tecnologico e una capacità che a questo punto diventa anche di regolamentazione dei rapporti, di capire come si regolano queste nuove catene globali del valore che cominciano a integrare anche molte componenti che sono, diciamo, generalmente di servizio. Ecco, quindi abbiamo, dice, dove ci si giocherà il futuro dell'integrazione mediterranea, in parte e chiaramente nel sistema della logistica. Questo lo sappiamo, riguarda appunto i flussi che vengono dall'Asia, che passano per il Mediterraneo. Molti paesi del sud hanno spiazzato porti importanti come Gioia Tauro italiani, quindi la competizione rischia di prevalere sulla collaborazione, e questo riguarda le catene di valore che vanno verso il nord, che vanno verso il nord Europa. Ma c'è anche un sistema di logistica che è di tipo diverso e che riguarda appunto tutto il sistema produttivo del Mezzogiorno e anche della distribuzione energetica. Ecco, diciamo, nel post-Covid noi dovremmo cercare, guardando al post-Covid, cercare quasi approfittare di questo arresto delle attività per capire come tutto si è fermato, perché man mano si fermavano alcuni snodi cruciali per il funzionamento delle economie moderne e si è bloccato poi tutto il resto. E quindi ci deve far riflettere, ma anche di come questi snodi erano già incominciati a cambiare nell'ultimo decennio, ma come forse cambieranno sempre in modo più accelerato nel prossimo decennio. Scusate, ho parlato anche troppo, volevo parlare poco. No, ha parlato, soprattutto ha aggiunto una serie di elementi di riflessione estremamente interessanti, però sono le 11:40, ci eravamo idealmente dati un paio d'ore, quindi dovremmo chiudere verso mezzogiorno. Io dedicherei questa ventina di minuti a raccogliere prima, se siete d'accordo, per brevità, tutte le domande, in modo poi da porvele cumulativamente. Vi chiedo la cortesia magari di annotare quelle le osservazioni che vi solleviamo. Chiederei a questo punto anche l'intervento del collega Giovanni Canitano, che è stato dietro le quinte, ma che è uno dei co-curatori del volume, uno dei due co-curatori con il direttore Capasso, e che però ha soprattutto dato un forte contributo all'organizzazione di questa presentazione. Lo voglio fare adesso per non dimenticarlo dopo. Ringraziamo anche Fiorella Liotto, Cecilia Migali, e Alessia Cosseddu, Emanuele Guerrini, i colleghi che insomma hanno contribuito alla organizzazione e alla promozione di questa giornata. Io, prima di passare la parola a Giovanni, come mi arrogo il privilegio come moderatore, visto che non ricevo un gettone, però ho diritto a una domanda in precedenza, e pongo la mia osservazione. Vi chiederei se è corretto dire, come mi pare di capire dalla lettura del rapporto e dall'ascolto dei vostri interventi, che la complessità della situazione che si è creata con la pandemia nelle economie mediterranee è determinata dal sovrapporsi di tre differenziazioni, e cioè una è quella del contagio, ci sono aree più colpite, aree meno colpite, anche se nessuna è del tutto esente. La seconda è che ci sono economie che per la loro strutturazione hanno risentito maggiormente della pandemia, accennavamo prima, per esempio quelle che hanno una forte interdipendenza dallo scambio con l'estero, che è stato inevitabilmente ridotto, ma soprattutto quelle dipendenti dal turismo. E la terza osservazione è che poi all'interno delle aree geografiche più o meno colpite da pandemia e da crisi strutturale c'è poi una differenziazione di settori, lo stavate dicendo tutti in modo diverso, chiaramente alcuni hanno pagato un pegno molto più alto. Ecco, mi pare di poter concludere dai vostri interventi che sono queste tre differenziazioni che si intersecano in modo diverso a determinare un quadro che è veramente un mosaico
di complessità da guardare nel suo insieme. Però adesso lascerei la parola a Giovanni, se è pronto, per vedere se ci sono invece osservazioni dagli ascoltatori, tra i quali ovviamente molti coautori del libro. Sì, buongiorno a tutti, grazie ai relatori per la loro interessantissime relazioni. Sì, abbiamo tre domande e uno spunto di riflessione. Allora, una prima domanda è: la crisi del 2008 riduceva il divario nord-sud perché il nord cresceva meno. Questa crisi come inciderà invece? Più sui divari internazionali o su quelli interni? Poi abbiamo una domanda di Anna Maria Ferragina, che è una delle autrici del volume, la quale dice: è un dato di fatto che anche sul piano della ripresa della pandemia la Cina abbia chiaramente distanziato l'area europea e anche gli Stati Uniti. I flussi di investimento esteri sono solo un esempio, sono caduti solo del 12% in Asia a causa della maggiore resilienza degli investimenti in Cina, mentre nelle economie più sviluppate hanno subito un declino del 75%. È indubbio che la ripresa della domanda cinese è un elemento chiave per la ripresa dell'economia dell'area MENA, per il ruolo che ormai la Cina gioca sui mercati MENA. E qui la domanda: quanto questo ci allontana dal progetto di integrazione euro-mediterranea e definisce ancora di più uno spostamento del baricentro economico mondiale a est? Poi abbiamo due domande di Roberto Micera, che è un collega ISMED, e al professor De Vincenzi. Allora, confermato il ruolo centrale del Mediterraneo per la ripresa post-Covid a livello europeo, come crede si possa conciliare la necessità di una governance di tutta l'area mediterranea con le difficoltà che il nostro paese affronta a causa di una regionalizzazione ancora così scarsamente coordinata? È indispensabile che i fondi messi a disposizione dal Next Generation EU siano utilizzati in modo intelligente? E ciò implica riforme strutturali che devono investire principalmente il tessuto produttivo del Sud Italia. Come legge da ex ministro per il Sud l'esclusione di questo ministero dai super comitati green e digital? Poi abbiamo una considerazione di Stefano Gallo, che è coautore con Michele Colucci e non ha potuto partecipare per problemi tecnici alle relazioni. Il quale dice che rispetto alle contrazioni del PIL illustrate da Salvatore Capasso, le diminuzioni delle rimesse di cui parla Michele Colucci sembrano essere di entità più lieve. Questo potrebbe indicare un minor impatto della pandemia sul lavoro migrante oppure una notevole capacità di risparmio, nonostante tutto, da parte dei lavoratori migranti. Sicuramente conferma l'utilità di una comparazione complessiva a livello mediterraneo. E su questa considerazione interviene una domanda di Marina, di cui non viene segnalato il cognome, che chiede, cioè dice: i lavoratori migranti abbiano una notevole capacità di risparmio, ossia la necessità di mantenere il livello delle rimesse, non è una costante della storia dell'immigrazione? Vabbè, io riporterei queste domande. Le relazioni sono state interessanti e quindi inevitabilmente anche le osservazioni diventano molto ricche, però siamo con tempi abbastanza stretti. Io, se i relatori sono d'accordo, direi di procedere nello stesso ordine delle relazioni e di lasciare a ciascuno di loro, però davvero di cercare di tenersi nei 3-4 minuti per un tentativo di risposta complessiva. Questo significa che io però voglio essere stringato, perché voglio approfittare della presenza di Tria e De Vincenti e quindi lasciare moltissimo tempo a loro. Una cosa io invece, e quindi farò solo un breve commento riguardo alla considerazione che ha fatto Marco, che è giustissimo, di quali sono i fattori, diciamo, che hanno determinato una asimmetrica diffusione degli effetti della pandemia, chiamiamolo così. Il problema serio però è che, come avete visto dai dati e come sappiamo tutti forse sulla nostra pelle, in alcuni paesi, incluso il nostro, anzi in particolare il nostro, non è che la crisi pandemica abbia
stravolto tassi di crescita notevoli, per cui non è che ritornando all'anno zero, cioè al 2019, noi torneremo a Bengodi. Quindi il punto serio non è ripartire dal 2019, ma è ripartire dal 1992, almeno per il nostro paese. Quindi questo è il primo elemento che vorrei sottolineare, e che bisogna capire che per alcune economie come la nostra ci sono dei problemi strutturali da affrontare e che travalicano quelli che sono gli effetti della pandemia. E poi c'è un altro elemento. La pandemia, che hanno sottolineato un po' sia Claudio De Vincenti che Giovanni Tria, che emerge dal rapporto, è che la pandemia ha solo accelerato una trasformazione dirompente che sta avvenendo all'interno delle economie e dei settori. E quindi quando Anna Maria Ferragina parla di Cina, mette il dito su un elemento fondamentale che scotta in questo momento, e c'è una trasformazione tecnologica dirompente, enorme, che sta trasformando i sistemi produttivi e perfino i gusti dei consumatori. Quindi il mondo che ci troveremo domani non è un mondo diverso perché c'è stato il virus, ma è un mondo diverso perché c'è stato il virus in un momento di trasformazione tecnologica e anche industriale estremamente rapida. Quindi queste sono le due considerazioni fondamentali che io volevo, i due pezzettini di formaggio che volevo aggiungere a tavola, perché poi mi aspetto che i due ospiti più importanti, insomma, ci diano le loro considerazioni. Grazie. Allora, molto velocemente rispetto alla prima domanda, credo che aumenteranno in prospettiva, come diciamo in occasione delle grandi congiunture di crisi economica, sia i divari interni, sia i divari e le disuguaglianze a livello più internazionale. Rispetto alla suggestione che evocava Marco Ferrazzoli e ai quei tre livelli di scambio, interconnessione, soprattutto di differenziazione che lui diceva, sono d'accordo, ne aggiungerei sicuramente un quarto, che è la diversa esistenza di sistemi di protezione sociale e sistemi sanitari nazionali capaci di contenere e mitigare gli effetti innanzitutto sanitari della pandemia. Questo, diciamo, è stato molto evidente anche all'interno dei paesi europei, e lo è ancora di più nelle differenze che ci sono all'interno dei diversi e diversificati paesi mediterranei, insomma. Quindi politiche sanitarie, politiche sociali e il tema, diciamo, delle politiche statali è uno dei temi forse più emergenti. Rispetto alle rimesse, rispetto ai dati sulle rimesse, quelli che ho condiviso prima sono dati che fanno parte di stime della Banca Mondiale. Dobbiamo avere un po' di pazienza per riuscire a avanzare delle ipotesi interpretative più coerenti, perché diciamo in occasione delle grandi crisi economiche internazionali, è successo negli anni 70, è successo anche nel 2008, gli effetti sulle rimesse del mondo delle migrazioni sono effetti che si vedono con 2, 3, 4 anni di ritardo, quindi diciamo è in questo momento credo difficile riuscire a proporre anche degli intrecci con gli altri dati. L'importante in questo momento è raccogliere i dati e iniziare a confrontarli e a elaborarli. Grazie. Prima di passare la parola ai professori De Vincenti e Tria, Michele, volevo aggiungere un elemento di riflessione che mi era sorto mentre parlavi prima, e ho terminato adesso un articolo per una rivista sulla rappresentazione mediatica dei principali stakeholder nel 2020, selezionata sulla principale testata italiana, sul Corriere della Sera, e dei circa 4.500 articoli che parlano di migrazioni solo e sempre legate alla pandemia, coprono praticamente i due terzi di tutta l'attenzione mediatica. Cioè, è vero che quest'anno c'è stato un calo di visibilità del fenomeno migratorio e che l'attenzione verso il fenomeno migratorio è stata
sostanzialmente coperta, monopolizzata dal tema del Covid, quindi insomma credo rafforzi questo dato mediatico, rafforzi poi alcune valutazioni che stavo facendo. Chiedo scusa dell'interruzione, passo la parola al professor De Vincenti. Grazie, mi concentro sulle due domande che mi sono state direttamente rivolte, anche perché sugli altri temi penso che soprattutto Giovanni Tria sia molto più qualificato di me per intervenire. Su quelle due domande, la prima è la governance nel bacino del Mediterraneo e come l'Italia si rapporta a questo problema. Comincerei col dire come l'Europa si rapporta a questo problema, cioè l'Europa deve assumere un ruolo attivo nel Mediterraneo. Per farlo ha bisogno di pensare, di pensarsi come sollecitatrice e sostenitrice di sviluppo nella sponda sud del Mediterraneo, sponda sud ed est del Mediterraneo, e quindi anche di pensare un programma, quello che venne chiamato qualche anno fa non il Fiscal Compact, ma l'altro, il Migration Compact, cioè l'idea che l'Europa in realtà interviene a sostegno dello sviluppo dell'Africa e dei paesi MENA, paesi Africa e Medio Oriente, diciamo. Ed è ora che lo faccia, perché altri lo stanno già facendo. E se non vuole essere tagliata fuori, lo deve fare. Allora si deve pensare così e deve mettere risorse comuni europee su questo capitolo, che ancora non ha messo. E noi, l'Italia deve concepirsi come un paese protagonista dell'Europa. È ora di uscire da un atteggiamento un po', come dire, tra il vittimistico per un verso, il rivendicativo. Noi siamo uno dei grandi paesi fondatori, dobbiamo prendere l'iniziativa, dobbiamo saper stare in Europa da protagonisti e sollecitare appunto un intervento del tipo che ora dicevo. Naturalmente abbiamo poi il nostro problema, che la domanda mette in luce, che è al nostro interno un regionalismo che in altra sede ho chiamato regionalismo anarchico, quello che finora abbiamo realizzato in Italia. Noi dobbiamo costruire un regionalismo maturo in cui lo Stato centrale svolge una funzione complessiva di guida, di coordinamento, di direzione dei processi, e dobbiamo rivalutare il ruolo dello Stato centrale e contemporaneamente distinguere bene le competenze centrali da quelle regionali. Era quanto si faceva con il referendum, con la riforma costituzionale che poi venne bocciata al referendum, quindi pace, però era proprio uno degli elementi di quella riforma, cioè eliminare le cosiddette competenze concorrenti e prevedere ciò che è delle regioni sia delle regioni, ciò che è dello Stato centrale sia dello Stato centrale, e quindi costruire appunto uno Stato articolato anche in autonomie importanti, ben ordinato, in cui ognuno svolge il suo ruolo. E qui vengo al tema della seconda domanda, le riforme nel Mezzogiorno. Il costruire bene il sistema regionale fa parte delle riforme da fare nel Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno, diciamo, c'è stata una lunga fase che è andata dalla fine dall'esaurimento dell'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno al 2014, lo dico con molta chiarezza, in cui lo Stato centrale si è ritirato da un intervento attivo nel Mezzogiorno, si è limitato a trasferire risorse in modo molto consistente, che ne dicano alcuni, molto consistente il trasferimento di risorse a Mezzogiorno, ma quelle risorse sono state trasferite alle regioni disinteressandosi da parte dello Stato centrale del loro uso. Il risultato è stato un pessimo uso di quelle risorse, che è testimoniato dal fatto che il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord si è riallargato in quegli anni.
qui dobbiamo recuperare, avevamo cominciato nel 2014 a recuperare un ruolo dello Stato centrale di guida dei processi, non per sostituirsi alle autonomie, ma per interagire in modo forte con le autonomie, come si fa tra soggetti che hanno la loro da dire e che hanno delle responsabilità da portare avanti. Io credo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia una grande occasione per ricostruire un corretto rapporto di interazione forte tra Stato centrale e regioni, anche proprio per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ultima considerazione, da questo punto di vista sarebbe stato importante che la Ministra per il Sud fosse compresa all'interno dei comitati interministeriali che si occupano di transizione verde e di transizione digitale. Credo sia stato un errore escludere il Ministero del Sud da quei due comitati, perché una parte rilevante dei temi della transizione ecologica e della transizione digitale riguardano proprio il Mezzogiorno. Grazie. Grazie a lei, lascio la parola al professor Tria, poi ovviamente il direttore Capasso concluderà per il saluto. Sì, grazie, giusto qualche flash perché mi pare che le due ore si stanno esaurendo. Le abbiamo piacevolmente coperte, credo. Sì, diciamo sui problemi di governance dell'area mediterranea, mi richiamo a quanto detto da Claudio Vincenti, aggiungo solo che per esempio anni fa io proposi, o almeno ne parlai, della necessità di costituire una specie di INPS mediterranea. Per esempio uno dei problemi del lavoro transnazionale è quello di un lavoro a volte in nero, perché non c'è un interesse anche a ricevere contributi, mentre un INPS mediterranea significava che il lavoratore transnazionale gira per i paesi, riceve welfare secondo la legislazione locale, ma in qualche modo ha un suo conto internazionale in cui tutto viene versato, in cui tutto e di cui usufruirà. Questo è un problema di regolarizzazione. Parlavo prima della abbiamo perso un po' il treno su queste cose. Per il resto, ho parlato appunto spostamento tra est e il ruolo del Mediterraneo, dell'integrazione del Mediterraneo. E io sono convinto che quello che ho detto di prima, diciamo, il Mediterraneo, la sua importanza è come uno snodo tra i flussi diciamo più globali e poi tra Europa e Africa. Da questo punto di vista, che cosa bisogna fare? Come si pone l'Italia? Io credo che il Next Generation EU si deve porre il problema di come interagire nello sviluppo delle catene del valore più tecnologiche, di cui ho parlato prima, anche verso il sud e verso l'Africa. Perché, parliamoci chiaro, il sud, diciamo, può essere saltato, il mezzogiorno d'Italia. Già sappiamo che il porto di Tangeri ha completamente spiazzato il porto di Gioia Tauro, per vari motivi, ma essenzialmente perché è un porto più efficiente, che funziona meglio. Ma nel futuro potrà essere saltato il mezzogiorno anche sul piano addirittura del telelavoro. Diciamo, un ufficio può essere decentrato tranquillamente in paesi del Mediterraneo, del sud del Mediterraneo, dove tra l'altro ci sono università che possono crescere nella loro capacità di formazione, ma dove tra l'altro si studia in inglese o in francese, dove quindi le lingue sono più conosciute che in alcune generalmente in Italia e tra i giovani nel mezzogiorno. Quindi le infrastrutture logistiche, che prima erano importanti per dare un ruolo nel mezzogiorno nel Mediterraneo, adesso sono infrastrutture di tipo tecnologiche, ma che si sposano in quello che viene chiamato il capitale umano, che deve essere collegato a queste infrastrutture tecnologiche, altrimenti si rischia, diciamo, che venga in parte saltato. Questo rischio perché c'è? Perché è stato richiamato prima da Claudio Vincenzi la questione di come delle risorse devono essere utilizzate del Next Generation EU anche per superare il divide tecnologico nei vari campi.
è importante, diciamo, vedere quante risorse verranno dedicate a questo tipo di nuova infrastrutturazione che è tecnologica e umana nel Mezzogiorno. Perché, parliamoci chiaro, poiché per 10 anni e oltre, per 20 anni, gli investimenti pubblici in Italia sono stati molto carenti proprio sul piano delle infrastrutture, noi abbiamo che lo stock di capitale pubblico, lo stock di capitale infrastrutturale italiano ha subito un enorme degrado. Pure è chiaro quindi che ci vorranno enormi risorse per manutenzione straordinaria o per rifacimento, per non far degradare, per non far diminuire il livello dello stock di capitale laddove è concentrato oggi in Italia, che non è nel Mezzogiorno. Noi in Italia abbiamo un problema di gap di infrastrutture tra Mezzogiorno, tra Sud e Nord, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di enormi investimenti laddove c'è lo stock di capitale, perché lo stock di capitale non si riduca. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni periodi in cui gli investimenti lordi netti, cioè eliminato il problema dell'obsolescenza, sono stati negativi. Questo significa che la competizione tra il Sud e Nord per ripartirsi le risorse sarà fortissima, perché è chiaro che non possiamo ridurre il gap con maggiori investimenti in Mezzogiorno, ma non ridurre il gap soltanto perché lo stock di capitale del centro nord si riduce. E questo sarà uno dei problemi. E poiché con Next Generation EU dobbiamo intervenire soprattutto sulle nuove tecnologie, bisogna tenere conto di questo complesso di problemi e pianificarli in modo oculato, guardando al futuro della ripartizione internazionale del lavoro, delle produzioni e soprattutto di come verranno gestiti il lavoro nel campo dei servizi, perché insomma la manifattura occupa dal 10 al 15% nei paesi avanzati, a seconda quali sono i paesi. Questa è la grande sfida e che riguarda essenzialmente il Mediterraneo, perché la fascia nord dell'Africa, la sponda sud del Mediterraneo, ripeto, sono paesi che contengono delle bombe sociali esplosive, ma d'altra parte possono avere un dinamismo che può superare fortemente quello delle regioni mediterranee italiane. Grazie professore, credo che l'ultimo accenno anche a ai potenziali impatti di carattere sociale dei fenomeni che avete illustrato sia sempre importante evidenziarlo. Direttore, se non ci sono altre osservazioni riportate da Giovanni, direi che ti lascerei la parola per le conclusioni, insomma, ringraziando dell'invito, e credo che la giornata sia stata davvero di grande interesse. No, non mi resta che confermarlo. Io ho passato veramente 2 ore ottime, di grande crescita. Io non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, il professore Tria e il professore De Vincenti, che ci hanno arricchito su un tema fondamentale. E soprattutto io, però, in questa occasione vorrei ringraziare te, ma soprattutto i miei ricercatori, coloro che hanno contribuito alla stesura di questo rapporto. Non ci dimentichiamo che creare informazione e una informazione corretta è fondamentale, proprio in un momento in cui viviamo un bombardamento di news e di informazioni che possono essere di rumore, che può essere fuorviante. Quindi una ricerca che sia diretta a riordinare le idee collettive su alcuni temi fondamentali è essenziale. I ricercatori veramente in questa direzione devono svolgere un ruolo fondamentale in un momento come questo, dove i social aumentano il rumore. Spesso l'opinione si sostituisce a quella che sono i fatti, o un'interpretazione più fondata dei fatti. Quindi io ringrazio i miei ricercatori per il lavoro che hanno fatto. Grazie a tutti. Se mi,
se mi permetti di aggiungerlo, sono tanto d'accordo con quello che dici, che poi con il contributo dei tuoi ricercatori abbiamo comunque diffuso un comunicato stampa che ricordo è disponibile sul sito e sui social del CNR, oltre che ovviamente su quello dell'istituto, proprio perché insomma resti a beneficio di tutti i pubblici almeno una sintesi delle principali informazioni. Noi a questo punto ci lasciavamo con un seguire a buffet che in questo caso dobbiamo sviluppare. Vi ospiteremo volentieri appena finisce la pandemia. Devo dire che la mancanza delle chiacchiere che si facevano poi a margine della presentazione, che erano forse il momento più ricco e piacevole, è una mancanza che pesa e speriamo davvero di trovarci di nuovo di persona. Ma di sicuro. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.